Oggi ci sono dei festeggiamenti in città per aver catturato i pericolosissimi criminali. Grazie ai nostri coraggiosi poliziotti, le strade della città sono più sicure ora. Ehi, ciao Andy, Andy, sei pronto per la festa? Oh, ciao, sì, ho appena sistemato i fuochi d'artificio. Fantastico! Sai come si fa? Lo scopriremo presto. È un bene che tu sia venuta, ci andremo insieme. Grandioso! Lo sai che i primi fuochi d'artificio furono inventati in Cina 2000 anni fa? I moderni fuochi d'artificio possono raggiungere la velocità di 240 km orari e volare fino ad un'altezza di 200 metri. Quando sono andato in Portogallo nel 2010, abbiamo lanciato un enorme fuoco d'artificio. Pesava 13 kg ed è ancora considerato il più grande di tutti. Wow! Sarà stato davvero fantastico! Spero che oggi sia lo stesso. Andiamo alla piazza principale? No, alla collina dietro la torre idrica. Lanceremo i fuochi d'artificio da lì. Così tutta la città potrà vederli. Accendiamo la radio. Ok, vai. Sarà un'indimenticabile serata. Li lanceremo da qui. Mi sembra che ci siano troppi fuochi d'artificio. Strano. Pronto? Sì, Maggiore Harry, siamo pronti. È ora di iniziare? Sì, ci sono davvero più fuochi d'artificio ora. Sono sicuro che quelli non sono i miei, ma questi cinque, non capisco. Ok, lanciamone uno e vediamo. Sì, è bellissimo! Cos'è quella cosa laggiù? Vorrei saperlo anch'io. Dobbiamo analizzare gli altri fuochi d'artificio.
Sei sicuro che il boss sia in prigione? Certo, il maggiore lo ha interrogato 2 ore fa. Non vivremo mai in pace. C'è uno strano fumo in città. Sempre più persone vanno in ospedale a causa di una brutta tosse. La nuvola di fumo sulla città è apparsa ieri dopo i fuochi d'artificio o alcuni pezzi del fuoco d'artificio che ha potuto causare questo strano fumo. Le ricerche dimostrano che contiene una sostanza che può causare diverse malattie ai polmoni. Il fumo pericoloso non va via ed è ancora sulla città. Se non troviamo una soluzione entro 24 ore, dovremo evacuare subito la città. Non deludetemi! Sto ancora lavorando all'antidoto, ma ancora niente, purtroppo. Ciao! Sembra uggiosa la città. Divertiamoci un po'. Ho deciso di indire una gara. Vi piacerà il premio. Se vincerete, vi darò l'antidoto. Vi aspetto domani a mezzogiorno. Vincerai, Andy. Penso di non avere scelta. Ci sono sempre più ammalati. Non preoccuparti, mi sono preparato bene. Guarda, ci ho messo l'ossido di azoto. Gas esilarante. Beh, rideremo allora, anche se non vincerai. È solo una delle proprietà dell'ossido di azoto. Si usa anche in medicina per l'anestesia. Comunque, l'ho inserito per aumentare la velocità. Quando premi il pulsante, il gas va nel motore. Farà abbassare la temperatura della presa d'aria, aumentando la presenza di ossigeno. Infine, aumenterà la velocità di combustione nei cilindri del motore. L'auto andrà più veloce del vento! Impressionante! Non è pericoloso? Un po', ma starò davvero attento. Bene, sei pronto? Facciamo un giro intorno alla città e chi arriverà primo a questo incrocio sarà il vincitore. D'accordo. Tre, due, uno, via! Wow, che inizio! La sua auto è piccola, ma molto veloce! Guardala, mi sorpassa sempre!
Guardate, le auto sono così vicine. Sì, solo un esperto potrebbe farcela. Sto guardando la gara dall'elicottero. Le auto vanno verso l'uscita dell'autostrada. L'avversario è davanti a Andy Andy ora. Passo. Il traguardo è vicino. Manca poco al traguardo. Questo è il massimo che sai fare. Aspetta un attimo. Ti farò vedere io. Guarda ora! Wow! Che velocità! Wow! Adesso si fa più interessante. Grande! Forse ce la faccio! Manca solo un po' al traguardo. L'ultima curva! Here we go! Eccoci! Grazie per la gara, è stato divertente! Non siamo riusciti a seguirla. Purtroppo sembra svanita nel nulla. La cosa più importante è che ora abbiamo l'antidoto. In poche ore lo spruzzeremo in tutta la città. Ho brutte notizie. C'è stata una rapina al museo durante la gara. Antiche pergamene sono state rubate. Non siamo sicuri di cosa ci fosse scritto. Sembra che lo strano fumo fosse solo un modo per distrarci dalla rapina. Non capisco. Se abbiamo arrestato il boss e i suoi aiutanti, chi altri può essere stato? Abbiamo un nuovo criminale in città ed è più pericoloso dei nostri vecchi amici. Una serie di misteriosi furti è avvenuta in città. Pergamene del secondo secolo avanti Cristo sono state rubate dal Museo della Storia e qualcuno ha fatto un furto al deposito della fabbrica di specchi. Cosa accadrà ora? Possiamo solo immaginarlo. Non ha senso. Qualcuno ha idea di cosa stia succedendo? Qualcuno ha deciso di aprire la casa degli specchi? O gli piace guardarsi allo specchio? Davvero divertente. Mi scusi, maggiore. Sappiamo cosa c'era scritto su quelle pergamene? Non ancora. Stiamo aspettando la risposta del professore. È in una spedizione. Abbiamo più domande che risposte. Non penso durerà a lungo. I criminali faranno presto la prossima mossa. A sinistra. Il prossimo va a destra. No, di 5 gradi, ecco. Forse ora puoi dirmi del tuo piano. Lo farò quando sarà il momento. Abbiamo la risposta del professore. Nelle pergamene ci sono le istruzioni per creare un raggio dematerializzatore. Dissolve gli oggetti? Direi che li decompone in atomi. Ma non è fantascienza? Direi di sì. Ma... in ogni caso, cosa facciamo se i criminali riescono a farlo? In generale tutto sembra molto logico e ora è chiaro il perché gli serve uno specchio. Questo strumento consiste nel creare un corridoio di specchi attraverso il quale passa un enorme fascio di luce lunare
diretto al zaffiro che fa dividere la materia. Ho controllato i rapporti. Un mese fa uno zaffiro è stato rubato da un museo. Con quest'arma i criminali possono controllare il mondo. E oggi c'è la luna piena. Dobbiamo fermarli. Ci sono 3 posti in città adatti a questo esperimento, ma non abbiamo molto tempo. Inviamo le pattuglie e tu prendi i Megabax e guarda dappertutto, dall'alto. Va bene. Maggiore, abbiamo controllato metà della città, ma non abbiamo scoperto nulla. Sì. Andy, vedi qualcosa? No, forse abbiamo sbagliato. Aspetta, Maggiore, ma cos'è questo? Ah, non può essere! La prigione della città, il posto per i più pericolosi criminali. Dovremmo stirare i nostri muscoli. Stanno facendo scappare i prigionieri, dobbiamo fermarli subito! Me ne occupo io! No, Andy, ora lo friggeremo! Oh no! Sto precipitando! Devo lanciarmi subito! Cadrà su di noi, Irma! Forza, veloce, usciamo di qui! Non è stato il più comodo degli atterraggi. Che strumento! Come si spegne? E se concentrassi l'energia verso le rocce? L'ho sottovalutato. Andy. Ma lo sistemeremo presto.
saputo che hanno appena provato a liberare il boss. È una coincidenza? Non credo. Dobbiamo scoprire chi vuole liberare il boss. Sarà qualche scienziato pazzo. C'erano molti bagliori nel sole. Ci aspettiamo una tempesta magnetica nei prossimi giorni. Fate attenzione. Hanno detto che queste tempeste possono influenzare la velocità dei riflessi. Devi stare attento quando guidi. Emmy, le tempeste geomagnetiche sono fatti scientifici. Avvengono a causa della collisione di correnti solari con la magnetosfera della Terra e influenzano l'amplificazione della corrente anulare del pianeta, che soffia costantemente intorno alla Terra a una distanza di 10.000-60.000 km. Inoltre, possono esserci cambiamenti nei sistemi di navigazione spaziale, l'emergenza di correnti senza controllo nei trasformatori e nei gasdotti e persino la distruzione del sistema energetico. Queste tempeste colpiscono anche le persone. In realtà non credo, non mi è mai successo prima. Allora è un bene. Comunque la cautela non fa male. Ricordi tutto? Sì, non fallirò. Succede? Dove mi trovo? È davvero colpa della tempesta magnetica. Concorso per il miglior progetto scientifico. Partecipiamo! Sì, possiamo fare un modello del sistema solare e mostrare come fare. Sì, maggiore Harry. Subito, arrivo! Arrivo subito!
Abbiamo avuto delle informazioni su un misterioso scienziato. Comunque, qualcuno è entrato nella stazione, ha controllato le videocamere e ha cancellato tutte le informazioni. Due sono le opzioni. O c'è stata una fuga di notizie, oppure... è uno di noi. In ogni caso abbiamo perso le informazioni. Hanno anche fatto qualcosa al server nell'ufficio e non abbiamo più dati. Dov'eri in quel momento, Andy Andy? Non hai visto nessuno di sospetto? Io ero proprio... non ricordo. Tempesta magnetica! Non cominciare, qualcosa non va qui. Dobbiamo scoprire cosa. Non è pericoloso. Maggiore, conti fino a 3. Poi prema alternativamente i due pulsanti e dopo un secondo li risollevi. E cosa succederà? Il mio cervello riceverà un impulso e attiverà la memoria persa. Aspettavi i fuochi d'artificio? L'unica cosa che ricordo. Sono stato io a cancellare le informazioni. Come? Ero ipnotizzato. Comunque, ho letto il file del professore prima di distruggerlo. È davvero un pericoloso criminale ed è capace di cose orribili. Ma cosa più importante è il fratello del boss, il criminale e cattivo più pericoloso in città. Significa che non smetteranno di provare a liberare il boss dalla prigione! E nemmeno a prendere il comando della città! Ci aspettiamo l'arrivo di un ciclone dal nord. Un freddo gelido sta arrivando in città. Vestitevi pesante per non ammalarvi. Dobbiamo comprare sciarpa, guanti e sistemare i riscaldamenti. I riscaldamenti, giusto! A cosa stavi pensando? A causa del sotterfugio del dottor Male e i suoi tentativi di liberare i criminali, il maggiore mi ha chiesto di rafforzare il sistema di sicurezza della prigione. Credi che se mettessero i riscaldamenti nelle celle, loro non scapperebbero? Non proprio, andiamo, ti faccio vedere. Sicuramente sta pianificando qualcosa. Bisogna organizzare la fuga del boss prima che migliorino il sistema di sicurezza. Sono pronta. Allora iniziamo. Funziona! Grandioso. Andiamo. Cosa è successo? Ho deciso di installare dei sensori termici. Scansioneranno la stanza e mostreranno sullo schermo le radiazioni termiche. Così vedrete i movimenti di tutti gli oggetti viventi nell'edificio. Nessuno uscirà senza essere notato. La prigione della città. L'area speciale per i criminali pericolosi. Buona fortuna! Perché dovrei avere fortuna se ho un piano? Ecco qua! Fatto!
fantastico! Ah, che cos'è questa? Forse il sensore non funziona. Oh, è un fantasma! Credo che abbiamo ospiti inattesi. Oh no, fermati! Fermati! Circondatelo! Chiudete le porte! È fatta, arrenditi adesso! Irma! Irma, veloce! Incredibilmente forte per essere una ragazza. Un uomo non può aprire queste porte. Bene, tutto coincide. Lei non emana calore. È un vampiro. Non penso. Forse un robot.